Londra ha celebrato il suo primo Summer Pasta Festival nella zona di Canary Wharf presso Emilia Spasta. Oggi è il primo Summer Pasta Festival di Londra, lo abbiamo organizzato a Woodwharf, la nuova zona residenziale di Canary Wharf. Abbiamo diverse attività, dalla live music a masterclass, e abbiamo preparato diversi piatti, come la forma di parmigiano reggiano, dove è condita la nostra cacio e pepe, e c'è anche uno stand aperol che offre cocktail. Tanti gli italiani e gli inglesi che hanno partecipato all'evento. Sì, siamo venuti qui grazie a London One. È molto coinvolgente in realtà, perché comunque sei all'aperto. La pasta? Buonissima. It's very like extremely homely pasta. Vi sta piacendo tutto questo? Stiamo aspettando la nostra pasta in realtà. È tutto carino. Ma com'è nata l'idea del Summer Pasta Festival? A few months ago. Qualche mese fa la nostra marketing manager Sara era molto felice perché ogni anno torna in Italia e partecipa degli eventi. Ci aveva parlato di un festival e la nostra azienda ha pensato di ricreare una cosa simile a Londra. È bellissimo sentire tantissimi italiani perché davvero col mio cuore spero che si stiano divertendo e si stiano sentendo a casa. Quello che fa la differenza oggi sicuramente è la live music. Una voglia matta di suonare, suonerò un po' di original songs e un po' di cover. I'm excited. Sono molto felice, è passato un po' di tempo da quando ho avuto l'opportunità di cantare dal vivo. È un misto di pop, jazz, qualcosa di italiano anche. Canterò classici, musica soul e alcuni miei brani. Dal momento sto scrivendo un po' di cose, sto cercando di raccogliere in particolare questi ultimi anni. Sì, sono ancora in tour in Italia, a Castel Volturno al Jova Beach Party, il 10 settembre a Torino, il 27 agosto a Pagani, provincia di Salerno. Tra le diverse attività non è mancata la masterclass sul vino. Questa sera avremo tre masterclass sul vino con cibo e abbinamenti di vini. E molti altri hanno partecipato ad un beauty workshop. Ho tenuto un workshop su Sustainable Beauty. Abbiamo preparato due prodotti molto semplici da preparare, fatti con ingredienti che puoi trovare nella tua casa o nel grocery shop. Dopo aver riscontrato grande successo, si sta già pensando ad organizzare qualcosa di più grande il prossimo anno. Sicuramente questo è un ottimo inizio e dall'anno prossimo vogliamo pensare ancora più in grande, quindi da domani inizieremo già a programmare quello che sarà quello dell'anno prossimo. It's very, very...